basta precari, non siamo eroi, usa e getta. Manifestazione di protesta questa mattina davanti alla sede della direzione generale dell'ASL Napoli 3 Sud di via Marconi, a Torre del Greco. Sul piede di guerra infermieri, operatori sociosanitari ed informatici reclutati durante la pandemia e che adesso rischiano di restare senza lavoro con la fine dello stato di emergenza il prossimo 31 marzo. Ci dicono marzo. Che con la fine dello stato di emergenza il 31 marzo andremo tutti a casa. Questa prima cosa è una cosa decisa solo dalla nostra ASL, ASL Napoli 3, mentre per quanto riguarda le altre ASL il rinnovo è stato fatto fino al 31-12 e questo dà la possibilità a tutti i precari di richiedere la stabilizzazione, come detta dalla legge bilancio, che praticamente chi ha maturato 18 mesi durante il periodo Covid può essere stabilizzato, ma non tutti riusciamo a raggiungere questi 18 mesi e non è giusto perché tutti noi abbiamo contribuito a lavorare durante questa fase di emergenza. Non esistono operatori di serie A e di serie B, siamo tutti quanti uguali, tutti quanti abbiamo famiglia, abbiamo lavorato in questo momento e non è giusto, anche perché, per quanto se ne voglia dire, io non credo che il Covid sia finito, quindi che fanno? Ci mandano a casa e se poi si ha di nuovo un aumento dei casi, che fanno? Ci richiamano? Non è giusto, non è giusto, perché noi ci siamo prestati in questa fase e abbiamo dato tutto noi stessi. Mancanza di risposte oggi, voi che cosa farete? Combatteremo, continueremo anche per via legale, non ce ne importa, perché noi pretendiamo di essere stabilizzati. Sostenuti dai rappresentanti sindacali, a gran voce chiedono al direttore generale dell'azienda e al governatore De Luca il rinnovo fino al 31 dicembre e la stabilizzazione. In mancanza di risposte concrete, la mobilitazione proseguirà. Noi operatori sociosanitari, infermieri, operatori informatici vogliamo il rinnovo, assolutamente, come dice De Luca, fino al 31-12-22. Noi abbiamo dato la vita, l'anima, il corpo a quest'ASL Napoli 3. Non vedo perché dobbiamo essere buttati fuori. Noi OS del Cardarelli, perché io sono un OS del Cardarelli idoneo, Ho lavorato, ho fatto vaccini, ho salvato vite e adesso perché? Senza una ragione valida mi buttate fuori, perché tutti questi operatori informatici, infermieri che loro stessi si sono, diciamo, hanno preso il Covid e sono morti, hanno dato la vita. Non siamo più eroi? Cosa siamo adesso? Spazzatura? Ditemelo voi. Perché non è stato fatto questo rinnovo? Non sappiamo, ci stanno soltanto portando a step to step fino al 31 marzo. Adesso non ci siamo più, vogliamo il rinnovo fino al 31-12. È la stabilizzazione che ci spetta. In questo momento i rappresentanti sindacali sono in direzione per affrontare la questione? Sì, sono in direzione i sindacati e noi va il nostro voto e il pieno appoggio, se loro riusciranno a risolvere i nostri problemi. Siamo indignati perché ci stanno negando la dignità di un lavoro, in quanto noi proveniamo da una graduatoria a tempo indeterminato, siamo stati reclutati a tempo determinato per l'emergenza Covid, ci siamo peraltro ammalati e quindi adesso non ci vogliono neanche rinnovare. Noi chiediamo la proroga fino a dicembre e noi dobbiamo stare qui a combattere finché non ci dicano le cose veramente come stanno. Questa situazione quanti operatori coinvolge? Quanti operatori rischiano di andare per strada? Siamo perlomeno sicuramente intorno a un 200 operatori che andremo a casa, ma a questi aggiungete anche il numero degli infermieri, il numero degli informatici, che sicuramente saranno tanti. Io mi faccio, diciamo, parlo per la mia categoria, che è quella degli operatori sociosanitari, e siamo di sicuro intorno a 200 famiglie che andranno a casa, 200 famiglie. Quindi oggi l'appello voi a chi lo fate? Lo chiediamo in primis al direttore generale della Napoli 3, ma anche al caro De Luca, che dia degli input affinché possano anche stabilizzare tutti noi, perché siamo stanchi del precariato.